È così, quindi lei. Esattamente, esattamente. L'euro, tanto per cominciare, non è soltanto una moneta. L'euro è un preciso metodo di governo per imporre politiche neoliberiste all'insegna della rimozione dei diritti sociali e all'imposizione di un potere spoliticizzato dell'economia che scavalchi il vecchio potere degli stati sovrani e imponga il potere del mercato unico. Quello che stiamo vedendo oggi in Grecia è il fatto grandioso, e spero veramente che sia di esempio per gli altri popoli europei, l'esempio grandioso del fatto che si sta comprendendo finalmente in maniera chiara che la lotta contro questo sistema usurocratico, questo sistema neoliberistico, spoliticizzato, deve passare di necessità dal recupero della sovranità nazionale e democratica, ciò che la Grecia di Tsipras ci sta magistralmente mostrando. L'euro è un metodo politico, dobbiamo capire questo, non è solo una moneta peraltro privata e transnazionale che scavalca appunto il potere degli stati sovrani, ma serve esattamente a creare quella Guernica. Così mi immagino l'Europa oggi, che è appunto la distruzione di un intero popolo sull'altare delle banche, dei sacrifici chiesti ai popoli, dove peraltro fare i sacrifici ha senso se si fanno per i figli o per le generazioni a venire, non per le banche o per il fiscal compact. E da questo punto di vista anch'io mi identifico nel progetto prima evocato di un'Europa dei popoli fratelli, democratici e liberi, ma appunto un'Europa di quel tipo sarebbe quella in cui Grecia e Germania stessero come fratelli e non come oggi accade, dove appunto stanno in un rapporto asimmetrico totale in cui la Germania, spiace ricordarlo, sta facendo ai danni della Grecia ciò che nel Novecento, nelle pagine più brutte della storia europea del Novecento, ha fatto con mezzi politici e militari. Ora lo sta facendo con l'usura, che offende divina bontade, diceva già Dante, e con mezzi appunto di tipo economico, violenza economica. Questo è oggi il tragico scenario dell'Europa che peraltro non esiste neanche. Oggi esiste semplicemente la banca centrale e la moneta unica. Non esiste una politica europea, una cultura europea, un ideale di fraternità democratica. Io ho qui la dracma greca, un retaggio del passato dove c'è la scritta in greco e il busto di Aristotele, cioè la storia di un popolo e la sua lingua. Oggi nell'euro abbiamo invece una moneta senza storia, che cancella completamente la storia e impone una lingua unica, il modello unico del pensiero unico che annulla il diritto alla differenza e alla democrazia. Avete Se questa è sentito? l'Europa, è la negazione dell'idea di Europa e della storia europea che esiste come pluralità di differenze, come Avete pluralità di culture. sentito?